Ah, buonasera coach, una sconfitta maturata contro un avversario che ha giocato dai limiti della perfezione. Soprattutto i primi due set, direi che è una sconfitta figlia dell'ottimo livello che è riuscito a mettere in campo Gioia. Noi sicuramente potevamo fare qualcosa di più, però adesso a caldo non mi sembra di trovare delle cose tipo abbiamo ricevuto col 20%, quindi abbiamo perso, abbiamo fatto 50 errori in battuta, quindi siamo andati poco a terra. Noi quasi tutti i set abbiamo attaccato come loro, quindi sì, sicuramente la sconfitta è arrivata, perché dall'altra parte, soprattutto i primi due set, loro sono stati a un livello molto più alto di quello che siamo riusciti a fare noi. A un certo punto durante la partita hai deciso di optare per due cambi, hai inserito Macabruni per Cortellazzi, hai fatto uscire Mercorio, hai provato a far girare in maniera diversa la squadra? Beh sì, i cambi servono a questo, quindi non stavamo girando, avevamo delle difficoltà in ricezione con Mario e in distribuzione con Emiliano, era naturale provare a fare qualcosa di diverso, quindi è una cosa che abbiamo, che dobbiamo sfruttare al massimo, e in realtà questa giornata è andata bene, perché i cambi si sono rivelati dei buoni cambi. Non ha neanche senso stare ad analizzare magari i problemi dei singoli, insomma la squadra ha fatto quello che poteva fare, si è comportata bene, l'avversario era ostico, si sapeva. Cosa recrimini se c'è qualcosa? Noi siamo abituati a non cercare mai il colpevole nel singolo, oggi ha perso la squadra contro una squadra che ha fatto un'ottima partita. Noi non cerchiamo mai colpevoli o responsabili, cerchiamo i motivi, abbiamo visto ci sono certe situazioni che soffriamo, lavoriamo per migliorarle, però sulla prestazione del singolo, anche quando è deficitaria, non si può avere l'arroganza e la pretesa di giocare sempre al 100%, ci sta anche un momento di appannaggio, un momento in cui non si è brillanti o in forma o psicologicamente in partita, quindi non ho nulla da recriminare. Certo che avessimo fatto qualcosina in più magari portavamo a casa qualcosa, e il volerlo non è sempre sinonimo di poterlo fare. Grazie mille.